Buon salvone appassionati di Football Manager, questa è la Hero Academy Challenge, una sfida che ci vede partire dalla Serie D per arrivare a vincere la Serie A entro 10 anni, ma diventare anche il miglior settore giovanile del paese. Infatti bisogna fare anche importanti investimenti con l'Under 20, ma passiamo alla stagione numero 2, quella che ci vede impegnati finalmente in Serie C. L'anno scorso ha vinto il Cesena con 76 punti. Questo girone potrebbe sembrare non difficilissimo rispetto magari a quello C, perché uno dice vabbè, ci sta la SPAL che magari non ha superato i playoff, ci sta la Juventus e poi... Signori, quest'anno ci becchiamo anche il Perugia, ma udito dite la Sampdoria di Dionisi. Cosa caspita ci fa? L'anteprima di stagione ci vede proprio spacciati, quindicesima, questa è la quotazione per il nostro club. Il mio obiettivo è quello di arrivare assolutamente però in Serie B, perché più tempo sosti nelle serie inferiori, più chiaramente si accumulano i debiti. Guardate per esempio quanti pochi soldi ti becchi se arrivi a vincere, diciamo, il campionato ed essere promosso direttamente poi in Serie B. E sì, perché parliamo anche di promozione, come si fa a essere promossi in questa categoria? Beh, dalla quinta alla decima posizione si va a fare il primissimo turno, ma guardate quanti sono quelli per poi provare a salire in Serie B, troppi. Quindi bisognerebbe arrivare almeno quarti per saltare un turno. Terzi si saltano ben due turni, anche se vinci la Coppa Italia di Serie C, arrivi praticamente a saltare due turni. Mentre se vi secondo, beh, parti direttamente con i quarti e quindi poi ti toccano solo la semifinale ed eventualmente poi la finale. Al 1 luglio 2024 il bilancio del Poggibonsi è in rosso, quasi meno 800k, una cosa normale quando si parte però nelle serie inferiori italiane. Vi ricordo che questi video per partire dalle serie inferiori hanno anche aggiunto la prima categoria, la promozione e l'eccellenza, oltre alla Serie D, tutto spiegato chiaramente in questo video. Ma ci offre la dirigenza anche in realtà quasi 80k per andare a fare il calcio mercato. In realtà questi soldi li sposteremo tutti nel monte ingaggi, così avremo quasi un milione di monte ingaggi, così avremo un disavanzo di quasi 700k rispetto a quello che già spendiamo, ovvero 300.000 euro. Perché faccio questo? L'ho spiegato in questo video, come fare il mercato spendendo 0 euro di cartellino e quali sono anche le clausole più importanti per tenere basso anche la base da offrire ai calciatori. Ma... voglio essere ancora più ambizioso rispetto al passato. Voglio tentare una mossa che non ha mai tentato nessuno al mondo in live in Serie C, ovvero creare ben 3 squadre competitive. La prima, l'Under 20 e persino l'Under 18. È una mossa rischiosissima che francamente non vi consiglierei, perché si rischia veramente magari il default. Ma vediamo se sarò stato abbastanza bravo. Vediamo se sarò stato in grado di stupirvi col calciomercato. La competizione nel settore giovanile è davvero serrata e non tutti questi ragazzi poi riescono a coronare il sogno di vestire la maglia del loro club preferito. Alcuni grandi club investono poi più di altri, come per esempio l'Arsenal, e quindi devono fare delle scelte, tagliare delle teste. Ed è proprio lì che entriamo in gioco noi, perché gli scarti di un club possono essere le future stelle di un altro. Parliamo quindi di Lewis Brown, un ragazzo nato nella cantera dell'Arsenal. L'anno scorso ha giocato nel campionato giovanile 19 volte da titolare più 11 da subentrante. La media avuto è anche abbastanza buona, alle volte si vedono anche medie avuto più basse, 7,02. Andiamo anche a vedere la scheda, classe 2005, inglese 18 anni, ha sicuramente valori importanti per quanto riguarda la velocità e l'accelerazione, ma per la sua età sono buoni anche i colpi di testa, i contrasti e il carisma, 15, veramente molto alto. Peccato però per determinazione, marcatura, intuito e anche freddezza, ma sono valori che potrebbero comunque crescere e comunque per la categoria di riferimento va sicuramente più che bene. Questo sarà il nostro difensore centrale titolare con piede sinistro. Passiamo ad Arno Kraus, difensore centrale questa volta con piede destro, altro scarto di un grande club, questa volta il Lipsia. Parliamo però di un ragazzo che nel campionato giovanile ha fatto meno bene, 6,70 come media. Vediamo un po' la scheda. Parliamo di un 17enne, classe addirittura 2006, con accelerazione e velocità da paura. Vi ricordo che queste sono le qualità più importanti per massimizzare le vostre tattiche su FM e lui parte già benissimo con quei dati fisici. Però è anche un ragazzo che non ha forza, che non ha massima elevazione, anche se è più alto rispetto al suo compagno di reparto. Ma in realtà mentalmente mi fa molta paura, perché freddezza, carisma, sono veramente troppo bassi. Sarà difficile anche utilizzarlo nell'impostazione, perché visione e tecnica fanno anche qui un po' paura, sono troppo basse. Però attenzione, già colpi di testa, contrasti e posizione. È un ragazzo su cui bisogna veramente lavorare tantissimo. Non so se veramente riuscirà a sfondare, perché a quanto pare l'abilità attuale e la potenziale non sono neanche molto distanti. Non so veramente che margine di crescita avremo con lui. Nonostante 9 gol segnati su rigore dal nostro vecchio portiere in Serie D, per quanto riguarda la nuova stagione decide di cambiare e tre pali arriva
Yuri Kirchmeier, un giocatore austriaco, infatti ha già la selezionabilità in due cantere austriache, ovvero il Pölten e anche il Lengenfeld, però l'ultima stagione in realtà l'ha fatta al Wolfsburg, club tedesco. Ad ogni modo i tedeschi non ci credono, non lo rinnovano e io mi becco un portiere che mentalmente mi fa tanta paura. Però attenzione, 15 in agilità, 14 in prese, 15 in riflessi. Questa potrebbe essere una gemma veramente preziosa. E guardate anche la differenza tra abilità attuale e potenziale. Sembra esserci dell'argilla da andare a modellare. Sì, dallo scorso episodio vi dicevo che non mi convinceva Stroke come secondo mediano di sinistra, perché aveva troppi punti deboli. E allora quest'anno cambiamo. E signori, forse abbiamo fatto un colpaccio. Spagnolo, 18enne, classe 2005, messo a un'accelerazione, determinazione e fantasia da paura, senza senso. Chissà cosa potrebbe combinare da secondo mediano d'attacco. Nasce magari per giocare un po' più avanti, ma noi lo metteremo per l'appunto dietro. Grande fine d'azione, peccato per quella freddezza. Ma sa anche impostare, visione, passaggi e controllo palla non sono affatto male per giocare in Serie C. L'ultimo acquisto che andiamo a fare è ancora a centrocampo, Paul Duran, anche lui come Meso, ex cantera Real Madrid, come potete appunto notare qui in basso a destra, è un giocatore che però ha pochi valori veramente importanti, no? Determinazione, tecnica, equilibrio, poi fisicamente è veramente un mezzo disastro, però 17 anni, classe 2007, questo potrebbe veramente cambiare i connotati del nostro centrocampo, arriva per fare il regista. Il calcio mercato per la prima squadra di fatti lo chiudo già al 9 luglio 2024, o almeno questo è quello che pensavo, ma poi ci arriviamo. Il punto però è che ho fatto tutto rapidamente, in meno di 7 giorni, ci concentriamo quindi da qui in poi con gli acquisti per le under e soprattutto in uscita, dove ad agosto 2024 incassiamo quasi 300.000 euro. È chiaro che però l'uscita maggiore è quella di Alpha Gueye, che va al Pisa per 200.000 euro. Poi però accade qualcosa di assurdo. Il Pisa acquista un giocatore che non riesce a registrare. Ma dico io, no? Ma com'è possibile una roba del genere? Miles, ma che... Fissiamo questo su FM25, perché in realtà anche altri ragazzi mi hanno detto che non è rarissimo vedere situazioni di questo tipo. Per me hanno dell'assurdo. Il fatto è che dopo pochi giorni il ragazzo è a parametro zero, disponibile per tutti. Ci chiediamo, ma sì... Proviamo comunque a ingaggiarlo, alla fine conosce già Poggi Bonsi, ma in realtà io non mi aspettavo che accettasse, perché di solito quando tu vendi un giocatore, quello poi non vuole ritornare un'altra volta da te. È come se quella porta si sia chiusa nel breve. E invece lui accetta, e qui sarà un'altra volta il terzino destro titolare della stagione in Serie C del Poggi Bonsi. Questa quindi sarà la formazione titolare per questa Serie C, ovviamente i legami al momento sono pronti solamente per i giocatori laterali perché appunto erano gli stessi dell'anno scorso, mentre il centrocampo così come i due difensori centrali dovranno imparare a conoscersi meglio nelle prossime settimane. Diamo anche uno sguardo a quelli che saranno i nostri rivali in questa stagione partendo dalla Sampdoria, 4-2-3-1 per Dionisi e Stanis Pedrola appena riscattato per 3 milioni, questo è un ragazzo che ha un PA talmente elevato che potrebbe giocare in Champions League e invece qua si ritrova in Serie C, una squadra ricordiamo con un monte stipendi di 19 milioni, ma come si fa a competere con questi qua? Questo, il resto del club, una squadra con mentalità professionista, ma soprattutto un ingaggio medio ai giocatori di 400.000 euro. Signori, noi cacciamo qualcosa come 1 milione per tutta la rosa. Spende veramente pochissimo il Perugia di Massimo Oddo, appena 66.000 euro. Mi fa strano perché hanno lo sugar daddy addirittura illimitato. Se non sapete cos'è lo sugar daddy, questo è il video che fa per voi. Vi spiego anche quante tipologie di sugar daddy esistono all'interno di FM. Ma torniamo al Perugia. 11 milioni di monte stipendi? E potrebbero spingersi al doppio di questo dato. Veramente una cosa spaventosissima. Il pericolo numero uno sarà sicuramente Davide Di Molfetta, ex cantera Milan, un ragazzo che potrebbe giocare su entrambe le fasce, o come ala o come attaccante esterno. Altro elemento sicuramente molto pericoloso di questo club è Michael, ex giocatore della Salernitana, brasiliano, un giocatore sicuramente di categoria superiore. Non è un club forte come la Samp, il Perugia, ma bisogna stare attenti. La SPA di Domenico Di Carlo spende praticamente quasi zero sul mercato, abbiamo numeri finanziari sicuramente più in linea con la categoria, anche se il monte stipendio resta 5 volte più alto rispetto al nostro, scenderanno in campo con un 4-2 a diamante dove la mantia risulta forse il secondo elemento più pericoloso in attacco. 33 anni ormai, 1.066 senza senso, ma parliamo di un ragazzo che in questa categoria può sicuramente dominare. La stella indiscussa in attacco sarà però Popovic, in prestito dal Napoli, peccato che il primo anno di fatto lo ha praticamente perso, ma questo è un giocatore con un potenziale allucinante. Lo abbiamo anche avuto col Pineto, se vi ricorderete, quindi
mi aspetto da lui sicuramente che faccia fare il salto alla SPAL. Analizzare la Juventus Next Gen lascia un po' il tempo che trovo, perché ovviamente possono anche spostare i giocatori dalla prima squadra verso chiaramente questo club. Sta di fatto che comunque troviamo nomi che in Serie C stonano, sono quantomeno da Serie A o al più da Serie B, che vuoi proprio arrivare in Serie A. Per esempio Barrenechea, Ake o ancora Denhausen, Samuel Ealing. Ora qui si vede poco chiaramente di questi dati, ma voi sapete benissimo che sono giocatori con un PA senza senso, che possono tranquillamente ambire, qualora si sviluppassero completamente, persino a giocare in Serie A in un club che vuole vincere però la Serie A, Tommaso Barbieri e anche Caio Jorge. 4-4-2, quindi Ettore Quirini, ma questi sono forti ragazzi, non so come i nostri, però Giuseppe Guadagni, Mario Ravasio, 26 anni. Questo vale 400.000 euro, tutta la rosa mia vale 400.000 euro. Mi sa che esordiamo con Mazzata Annessa. Stadio Gremito, linea ressa, davanti, per Demet, troppo lungo. Sai che pensavo all'ultimo che riuscisse in qualche modo a fare la magia? Che provasse magari a trovare il pertugio giusto. Chango Day, 1-0 del Poggi Bonzi. Dobbiamo punirli il prima possibile con un bel raddoppio. Non vorrei che si svegliassero, Koulibaly. Dov'ha Koulibaly? Dov'ha Koulibaly? Va in porta Koulibaly! Va in porta Koulibaly! 3-0 del Poggi Bonzi! Attenzione! Siamo partiti veramente come delle frecce spagnole. Guarda lì. In tenuta rossa. Il Poggi Bonzi fa paura. Sì, ma comunque è l'ultima volta che lo tiri in Aressa. L'allenamento è buono, eh. Ci fa partire sicuramente più forti. Ci dà un bel boost all'inizio della stagione. Soprattutto se è la seconda, che abbiamo già imparato la tattica l'anno prima. Quindi quello, ma vabbè ragazzi, c'è 5-0, ma 5-0, ma stiamo scherzando, ma la Lucchese non può venire qua e pensare di venire a giocare nel nostro stadio solo perché sta in Serie C. Te lo devi anche guadagnare il rispetto di questo stadio, dai, su, per favore, non fate perderci tempo, dai. Angelo Barone, chiedetegli scusa, un anno intero a correre sulla fascia e lo volevate anche mettere in panca. Questo è Angelo Barone. Zittisce gli haters con le prestazioni. Questo George Best non l'avrebbe mai fatto. Se lo può solamente sognare George Best un gol del genere. R9? Sì. CR7? Ma neanche Messi. Ma per favore, Angelo Barone. Poggi Bonzi parte veramente forte. Alla seconda giornata di campionato affrontiamo i Rimini, che ci riportano un'altra volta con i piedi per terra. Fuori casa andiamo a perdere 3-1. Forse questo Poggi Bonzi è ancora giovane e inesperto, forse deve ancora acquisire quelle sicurezze, forse questi ragazzi non possono fare questo salto di categoria con tanta tranquillità. Ci sarà da soffrire in questa stagione, ma la prossima è già una partita fondamentale, big match contro la Sampdoria. Questa ovviamente è normale che sia così perché abbiamo perso tutti i giocatori. Dovendo in questa challenge, per forza, prima che mi offendano tutti, per forza, andare a mettere giocatori di 18 anni, li perdo tutti i leader, quindi ci devo andare a lavorare. Il problema è che quel maledetto di presidente non c'ha una lira, e quindi ogni volta che gli chiedo di fare qualcosa, mi dice sempre no. Ti presenti lo stupido meme che ci stava su Instagram ogni volta quando mettevano gli anni e quelli li cambiavano perché erano troppo alti e facevano no, uguale. Quindi mi toccherà in sostanza purtroppo aspettare, perché tanto nei ricorsi non me li fa fa. Io gli ho chiesti, ma tanto mi dirà di no un'altra volta. Questo è sicuramente gol, troppo lunga l'azione. E Stanis Pedrola, salta tutti, va a giro Stanis. Mamma mia, se non era per il portiere qua, eravamo già alla frutta. Non so se Meso si inventa qualcosa in mezzo, a due Meso sul palo opposto. Angelone Barone, e andiamo. Meso, ragazzi, ma che gol ha fatto Meso, che gol ha fatto, pazzesco. Ma questo neanche a Barcellona, dai, triangolazioni, la squadra che schiaccia l'avversario, Breivik, Meso Breivik, guarda lì che triangolino, passala a me che la passo a te, 1-2 pa mostruoso, tra il terzino e il secondo mediano, guardalo, 3-0 la Samp. Direi che siamo stati bravi perché abbiamo fatto anche un po' più di turnover rispetto alla Samp sicuramente, perché venivamo anche da due partite, una vicino all'altra, siamo stati bravi, ma in realtà forse è stato bravo più che altro Ferrari qua, Mi sembra un tocco un po' sospetto. Si è venduto la gara. Mette il piedino, guarda, sembra che non lo guarda nessuno. Lui sta guardando da un'altra parte, fa... Mo metto il piede che non mi vede nessuno. Ha fatto in no look. E praticamente l'ha messa lui in porta. Carrarese in trasferta. Molina. Sta giocando meglio la Carrarese, signori.
della Latte, ancora per Molina, Baldini, lo sapevo. Nicola Schiavi, un po'. Caspita, ma questo è forte però. Si è fatto Novara e Cuneo, sempre Serie C. Ci sono 70 minuti circa, considerando anche il recupero. Se non facessimo errori, che però stiamo facendo, sarebbe teoricamente anche fattibile. Eccola, gol di Nicola Schiavi, l'avevo detto che era forte, e il gol me l'ha fatto. Questa non la vinceremo mai, evidentemente. Oh, sono incazzatissimi oggi, Non c'è verso. Gli abbiamo regalato anche una pallina attiva, fantastico. No, Gueye, questa no, dai, Gueye. Gueye. Non ci sono mai stato. Oggi bruttissima partita. La prima, speriamo l'unica, bruttissima partita della stagione. 3-1. Paul Durant salva la faccia. E bon. Sì, questa è una sconfitta pesante su una squadra che stava viaggiando fortissimo. Ora, la SPAL ha fatto una sconfitta col Pontedera e due pareggi. Uno con Juventus e Carrarese. Pure la SPAL è passata sotto il gioco della Carrarese. Poi, Rimini ha fatto un pareggio e due sconfitte. Sempre fuori casa. Il Poggi Bonzi, seconda sconfitta e un pareggio. Dobbiamo riprenderci in casa col Pescara. Per esempio, la Fiorentina mo si è fatto anche il Viola Park. No? Hanno un sacco di strutture, ma che gli costerebbe fare l'Under 23? No? È la mossa più intelligente che potrebbero fare con tutti gli investimenti che hanno fatto. Io me l'aspetto che prima o poi anche la Fiorentina la faccia. Dicono che costa. Il Pescara pure sta messo male. Viene da due sconfitte di fila. Però è una squadra tecnicamente che dovrebbe lottare per andare su. Guarda questo quanto è forte. Guardalo. Se li becchiamo nella giornata storta, questi ci fucilano come la Carrarese. Breivik sul lato sinistro. Vediamo se è stato l'uomo. Bravo, bravo Breivik. Mamma che terzino che abbiamo. Vabbè, poi abbiamo Totti qua praticamente che prova il tiro da domenica. La partita contro il Pescara è veramente complicata, perché inizialmente abbiamo un'azione che ci fa capire che le cose saranno difficili quest'oggi, perché entra solamente tramite rimpallo questa palla con il gol di Noah che ci porta in vantaggio. Poi punizione, io sospiro felicemente perché non entra direttamente, ma figurati se poi non ci sta lo sviluppo che porta lo stesso al gol da pallina attiva. Rimessa laterale che porta Pierno dentro di rigore, la mette al centro, in area piccola, 2-1, finale poi per il Pescara. Ma guarda che è veramente incredibile, quest'anno quando si mette di impegno, madonna, tutte le volte così, sempre da pallina attiva. Vabbè, ma ha messo Iling e Caio Jorge in Serie C. Mi aspetto un grande Napoli. Io ho detto, per me il signor Conte va supportato con Kvaratskhelia riconfermato, con Gyökeres in attacco e con Chiesa accanto a Gyökeres. Vabbè, un altro errore difensivo, gol di Caio Jorge. Abbiamo perso una palla velenosissima, così, da fessacchiotti veri. Guarda là. Beh, guarda che comunque è sempre il portiere che fa sto danno, Voi dite che è il difensore, ma è il portiere. Ha fatto un altro passaggio sbagliato. Vedi che non devo perdonarlo, devo venderlo. Cioè, avessi una panchina da 7 uomini, ti do anche ragione. Boom, boom, Noah. E andiamo. E zittiamoli questi. Che si credono più forti. Che vengono pagati fior fior di soldi. No, che rigore è? Denausen. Traversa. Guarda come l'ha tirato male. Denet, Denet, Denet. E andiamo, caspita. E va sempre tutto storto. Con sti rigori, ste palline attive. Diamo un calcio alla sfortuna. Allora, io vorrei un'altra cosa, in realtà. Vorrei vedere la Ronaldo Chop in sti casi. Perché tu fai la Ronaldo Chop qui ed è fatta. Guarda, ti stai portato al bar tra Barbieri. Guarda, fai il tacco, Barbieri continua ad andare sul lato sbagliato e te lo salti. Qua ti dà bene lo stesso e vabbè. Però questo è il tipico gol dell'attaccante esterno che mi aspetto. Cioè, spostarsi il pallone poi sul piede giusto per andare a giro col destro. Perché lì stai sulla sinistra. Anche se lo superi non è un problema in realtà, perché se fai contratti minimali te li fa fare. A me, per esempio, li ha fatti fare anche se avevo già raggiunto il massimale. Perché i contratti da 30.000 euro te li fa fare. Questo è fuori gioco. No, è gol, là. Ah, è salito male questo. È salito male il regista. Vabbè, sempre però su sviluppo da pallina attiva. È regolarissimo, sì sì, assolutamente. È regolarissimo. È regolarissimo. È regolarissimo. È regolarissimo. È regular. È regolarissimo. Oh sì sì, regolarissimo. Rubare contro la Juventus fa abbastanza ridere. Era regolarissimo, ragazzi. Gol straregolare del Poggi Bonzi.
Io più che altro mi soffermerei sul fatto che la Juventus ha fatto gol sempre e solo su palla inattiva. Più che altro mi soffermerei su quello. O sul fatto che il portiere fa talmente schifo che fa sempre l'assist agli avversari. No, no, no. Non ci credo. Me l'avete tirata. Non ci credo. Me l'avete tirata. Maledetti. Maledetti. Un'altra palla inattiva però, guarda. Ma guarda che incredibile. Ma non si può. Ma non si può. Un'altra palla inattiva. Ma basta. Ma quale karma, ragazzi? Ma hanno fatto gol solamente su palle inattive. Ma come fate a dire una roba del genere? È un simulatore di calci piazzati. Arriva anche il momento della Coppa Italia, siamo nel secondo turno dove, vi ricordo, è molto importante perché portarsi a casa questo trofeo significa non solo averne uno in più in bacheca, ma significherebbe anche avere qualche turno in meno da fare nei playoff per provare a salire nella categoria superiore. E affrontiamo il Potenza, una squadra che abbiamo già utilizzato l'anno scorso nella carriera di Francia, che ci ha dato tante gioie, ma questa volta, a quanto pare, ci darà tanti dolori. Perdiamo infatti alla lotteria dei rigori contro Upotenza, che come ben sappiamo è sempre uno squadrone. Dopo le sconfitte in campionato con Pescara e Carrarese, dopo l'uscita dalla Coppa Nazionale contro il Potenza, abbiamo di fatto toccato il fondo con il Poggi Bonzi. Dobbiamo riprenderci, quindi quello che facciamo è mettere un sacco di amichevoli, come vi consiglio sempre, perché vi fanno alzare il morale, ma le squadre devono essere molto scarse. Le amichevoli chiaramente sono quelle in verde, ma fossilizzatevi sugli altri match, quelli di campionato, perché si va semplicemente a vincere in continuazione anche con club importanti come il Perugia, la Spal, il Rimini, che ci aveva battuto alla seconda di campionato. Arriva quindi il mercato invernale, ci muoviamo veramente tantissimo, sia in entrata che in uscita. Jonathan Robert, Moise David, Alessio Nguema e Angel Linares ci abbandonano proprio in questo mese, portando il totale delle entrate a 550.000 euro. Tantissimi invece i giocatori che arrivano in entrata tutti a costo zero, si tratta di 22 elementi per rinforzare solo ed esclusivamente le under 20 e 18. Al 12 aprile 2025 Poggi Bonzi e Sampdoria sono lì, praticamente quasi appaiati, abbiamo giusto 4 punti di vantaggio, mancano 4 match, se vinciamo i prossimi 3 potremo vincere il campionato e accedere direttamente in Serie B. Il prossimo match però non sarà uno qualunque, perché affronteremo il Gubbio, il nemico giurato numero uno di tutta la storia del Poggi Bonzi. Non si tratta di una rivalità però territoriale, bensì sportiva. Campionato interregionale 86-87. Le due protagoniste assolute del Gione F sono proprio il Gubbio di Giampaolo Landi e il Poggi Bonzi del toscanaccio Giuliano Vettori, che infatti plasma la squadra secondo il proprio carattere. Squadra rude, magari non bellissima da vedere, ma efficacissima, tant'è che batte due volte il Gubbio, 1-0 l'andata, 2-0 il ritorno. Già, ma per le regole dell'epoca questo non conta, gli sconti diretti zero, bisogna fare una sfida extra e in quel caso si va a Renato Curi, campo neutro di Perugia. Davanti a 22.000 persone si va a giocare la promozione in C2. In caso di parità bisogna ripetere la partita, ma dopo il 0-0 dei tempi regolamentari si va ai supplementari. E lì Rosario Zoppis, a 7 minuti dal termine, regala il sogno promozione proprio al Gubbio. Stagione amara quella per il Poggi Bonzi, perché fin lì era stata imbattuta in tutta la stagione. In quella squadra giocava anche Stefano Lotti, il ragazzo che poi l'anno dopo morirà in campo. Ne abbiamo già parlato di questo ragazzo, ma ricordiamo anche che la squadra onorerà proprio la sua memoria vincendo la stagione successiva e arrivando in C2 dopo un anno. Anche in questa seconda stagione la famiglia ovviamente è massima. Se volete imparare come si fa a portare al massimo la famiglia, questo è il video che fa per voi, ovvero la lezione numero 2 sull'allenamento. Abbiamo anche portato al massimo, come al solito, le intese. Qui ovviamente a giorni uscirà un video per spiegarvi come si fa. Come però certamente vi ricorderete, a inizio video il mio obiettivo principale in questa stagione non era semplicemente creare un primo club competitivo, ma anche un under 20, e guardate quanti giocatori ci sono talentuosi, ma soprattutto l'under 18. Signori, l'under 18 non esisteva prima dell'inizio di questa stagione in Serie C, proprio zero giocatori, sono anche arrivati quelli ovviamente della cantera, ma sono veramente vergognosissimi. Ma perché? Perché giustamente l'afflusso giovane è quello che è, le strutture giovanili purtroppo sono molto basse, non ci sono soldi, non possiamo investire ancora, sono anni ancora di sofferenza. Vi ricordo che se non riusciremo a investire, ovviamente rischieremo di non riuscire a ottenere l'obiettivo relativo al miglior vivaio nazionale d'Italia. Purtroppo il budget resta vergognosissimo e il bilancio è in negativo, anche se mi aspettavo peggio onestamente dopo aver investito tutti questi soldi in ingaggi nell'Under 18. Ed è una stagione da record quella del Poggi Bonzi, Under 20 nel campionato Primavera 4, quindi si viene promossi in campionato Primavera 3 con appena una sconfitta contro il Pineto,
11 soltanto i gol subiti, miglior difesa, miglior attacco, con 109 gol fatti. L'obiettivo quindi per la prossima stagione che arriverà, la 25-26, sarà per il Poggi Bonzi Under 20 scalare ovviamente dalla Primavera 3 alla Primavera 2. Diamo uno sguardo a come termina quindi alla fine la stagione. Il girone C, lo vince il Cosenza con 68 punti. Fate anche caso a come sono strutturate le varie classifiche dei vari gironi. Il girone A lo vince il Padova con 74 punti, 9 punti in più rispetto all'Atalanta Under 23. La Serie C del girone B la vince invece il Poggi Bonzi con 93 punti, 38 subiti, praticamente miglior difesa insieme alla Samp, miglior attacco, 110 gol. Signori, la Sampdoria con 85 punti avrebbe vinto in qualsiasi altro girone, ha solo beccato quello impossibile, dove ci stava il Poggi Bonzi. Anche la Spal ha spinto tantissimo, il Pescara però alla fine è quella che passerà i playoff, questo è veramente allucinante, però ci sta perché il Pescara è l'unica squadra in questo Serie C girone B che ci ha battuto sia all'andata che al ritorno. La Serie B invece la vince il Lecce con Cremonese e Modena che tornano un'altra volta in Serie A. Sutirol, Ternana, Crotone e Lecco finiscono in C. La Serie A 2024-25 la vince il Milan con 94 punti, qualcosa come 8 punti in più rispetto all'Inter, retrocesse Frosinone, Parma e Reggiana. Diamo anche uno sguardo ai cannonieri per quanto riguarda le serie professioniste. In Serie A della stagione 24-25, quella appena conclusa, vince Lautaro Martinez per la seconda volta, però questa volta con soli 20 gol. In Serie B invece è Flavio Junior Bianchi a vincere il titolo con 18 reti. In Serie C, girone A invece Tommy Maestrello con 18 gol a vincere il titolo. Nel girone B ovviamente Aleko Tancredi, ma con 25 centri. E in Serie C, girone C, Ferdinando Mastroianni. Signori, Aleko Tancredi è stato il miglior cannoniere di tutte le divisioni professioniste italiane. Questa è invece la classifica di Serie B in questa stagione, che ci vedrà sicuramente in difficoltà, perché come potete appunto notare, l'anteprima è veramente penosa per noi. Siamo quotati ultimi 350-1. Diamo come di consueto anche uno sguardo all'evoluzione fin qui del patentino di Moscardelli. Al 17 luglio 2023 vi ricordo che il signor Moscardelli non conosceva neanche la lingua italiana, perché l'avevo creato semplicemente belga, e questo però non ci ha impedito di vincere il campionato di Serie D. Andiamo anche a controllare le qualità di allenamento, tutte a 1, tranne praticamente valorizzazioni giovani a 2. Per quanto riguarda invece quelle psicologiche abbiamo tutti 1, tranne determinazione, disciplina e motivazione, settate a 3. La reputazione del personaggio quindi all'inizio era 5%. 1 luglio 2024, inizio stagione numero 2, dove siamo impegnati in Serie C, e qui abbiamo tutti i valori che sono diversi da 1, tranne l'adattabilità, che resterà così per sempre. Abbiamo quindi 4 determinazione, conoscenze, gestione personale e motivazione. Per quanto riguarda invece quelle di allenamento, abbiamo 4-1, che vanno dalla forma fisica fino a tutte quelle che riguardano l'allenamento del portiere, mentre valutazione giovani è arrivata a 4, ma quello che è stato più alto come salto è la difesa, da 1 a 4. Al momento abbiamo reputazione pari al 10% e la lingua ormai l'abbiamo imparata, ovvero italiano è fluente. Inizio stagione invece numero 3, in questo caso non sappiamo come andrà perché dovremo giocare questa volta in Serie B, ma possiamo già notare che l'adattabilità resta sempre a 1 e che la disciplina ha raddoppiato, addirittura è a 6. La reputazione del personaggio è stata al 15%, ma valorizzazione giovani a 8. Quindi per il momento il personaggio sta davvero crescendo, nonostante non abbia il patentino, vi ricordo, ma ovviamente in maniera molto lenta. Se avessi fatto diciamo i patentini sarei cresciuto molto più rapidamente. Nessun problema nelle dinamiche, tutti i pollici verdi verso l'alto in tutte queste sezioni, soprattutto sostegno allenatore nonostante il patentino nullo. E questo è uno screen sim, ma vi ricordo che è stato preso dalla live, che potete tranquillamente anche andare a controllare da voi, insomma, per tutto l'arco di questa avventura che stiamo conducendo sulla piattaforma Viola.